Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella decima puntata della serie Extreme. Oggi siamo qui con Matteo. Buonasera a tutti. Matteo, ciao a tutti. Grego, ciao a tutti. Eccoci qui. Allora ragazzi, metto un attimino il trattore qui nel parcheggino che c'è qua e vi faccio vedere i nuovi acquisti. Come vedete, già il trattore è un nuovo acquisto. Adesso comunque vi dico tutto. Allora, perfetto, ci fermiamo un attimino qui, i lampeggianti lasciamoli pure accesi. Il 7R con le falciatrici, perché praticamente ci serviva da falciare. Praticamente io non volevo cominciare con le falciatrici da una, per cui ho preferito prendere un trattore potente per metterci sotto le falciatrici. Ho preso questo coso qui che Matteo non è neanche in grado di pilotare, cioè è la cosa più facile del mondo usare questo, Matteo non è in grado. Siamo anche con Matteo, quello che c'era l'altra sera. Poi qui c'è Matti che sta caricando 6 pallet di semi e 4 di fertilizzante. Sai, vero? Te l'ho dati? Sì. Sì. Raccogli balle tonde perché se poi cominciamo a sfalciare se ne fanno tante. Ranghinatore media dimensione. Matteo, sai Ok. guidare? Va bene, va bene. Cioè, ma guardate che mezzo. Questo qui Però veramente penso che sia il mezzo che io più adoro su farming, perché il 724 mi piace un casino, però quello che c'è è... sì. Perché quello che c'è non è fatto poi così, cioè è fatto bene, a me piace tantissimo, però guardate il 7R, la griglia, i fari, cioè questo qui ha dei dettagli veramente sopra ogni limite. E poi una cosa che mi fa impazzire sono le luci di diurne, pallette. queste qua che rimangono accese. Veramente uno spettacolo di Va bene. trattore. Poi volendo possiamo fare così, R, poi facciamo control, no, com'è? Alt E. Come cavolo era che si faceva? Control, no, control Dan, R. la roba della fine la mettiamo sotto il capanno che piazza sotto te. Sì. Ma come cavolo si faceva a salire? Arrivavi qui, premevi like. Ah, ora vedi. No, ragazzi. Poi arrivi qui e premi disabite consumo realistico. No, Oh, ma te siamo in la barra davanti. va Non vedi? Io vado. bene. E poi in teoria con un tasto che ora io non ricordo che tasto sia. Con la E? No. Mezzo. Control E? Porca miseria, c'era un tastino per scendere. Forse devi aprire la porta. Praticamente tu ti avvicini, schiacci la E e guardate che figata l'animazione. Cioè, è una figata. In teoria ti Ah, si avvicini. Se gira anche il premi il joystick sedile. non funziona, devi premere proprio la E. Prova un po' ad avvicinarti a premere la E, Simo. Proprio avanti la scaletta. Figata, Sì. eh? Vabbè. Aggiungi un po' di realismo. A posto, ora noi dobbiamo andare a lavorare per forza perché qui sennò si fa Vabbè, io vengo tardi. a retto con l'eliminatore. Fumata nera, Gioco ragazzi. Guardate l'appresso. in mezzo, L'Ursus guardate in mezzo. Porca l'ha miseria. messo di fianco alle balle di fieno. Ok, qui aspettiamo che passi la gente. Questo qui penso lo userò quasi completamente da dentro perché è stupendo usarlo da dentro. Mi piace un casino. Chiudiamo gli HUD piano piano, qui nella strada buche. Oh, ok. È qui che non c'è. Chi è che piacevano i John Deere qua? No, nessun altro. A me piacevano. E basta. Ma a me piace Tutti il fentisti. 7920. Oh, Lullo, che cosa sta il toro? No, c'è da voltare, Dan. Siamo primo. Sì, prima c'è da voltare per forza. Il mio John Deere preferito è il 7920. Perfetto. Si parte a sfalciare adesso. Aspetta, Anzi, ci E prepariamo. rivolto fieno e nel capanno Aspetta, nuovo mette sopra una mano al quello. critico. Mettiamo questo. Beh, lo facciamo andare a pressare. Sicuramente uno per sorte. Ragazzi, sto almeno sfalciando adesso perché è il periodo Arquilina. dell'anno che è più alta l'erba su Voglio farm. pressare io. Per cui Lo via. mettiamo a fare il fieno. Si parte.
Finagione ragazzi, partita. Ora d'ora in poi penso che per un po' mezzi non ne cambieremo più. Ah, ho preso la trincea, la Chromebook X 780 con l'Easy Collect, quello suo da 7 Da 50 metri. qualche fila, insomma. Non chiedetemi quante, ma è qualche fila. E ho preso, scusate. Chi ce l'ha? Cosa? Io, Anche chi l'ha questo. portato al fieno prima? Basta. Porca madonna, lo ripiego. Ehi, basta, pausa. Io non posso stare, ci sono quei due rompicoglioni là del cazzo. Matteo, un po' di rispetto per i tuoi nonni. Non sono i tuoi nonni che chiami così. Non lo vuoi, Simo? Sta giocando uno stimmiatore. Lo stimmiatore? C'era Matteo attaccato, ce l'aveva. È quello verde. Un conto l'ordinatore e un conto lo stimmiatore. Lo spimpigliatore è quello verde, Io vengo a pressare. no? Sì, uno a ranginare, uno a pressare, uno a voltare. Ma tocca a Matteo di fare il volta Lo fila. porta pieno. Guarda che non Beh, ditegli di fare qualcosa almeno. è in farm. Se no facciamo stare fermo. Io. Ah, ma Ecco. dentro questa dentro la pressa ho Non fa 3.900 niente. litri di paglia, Non che fa faccio? niente. Si rifà da sola. Cioè appena carichi l'erba cambia e diventa erba. Ok. Quanta percentuale Una è? 98. 98, perché allora 98 mi sa che la prima balla esce di paglia. Perché in teoria se supera più del 50% dell'altra cultura, anche se tu hai cominciato a fare l'altra, parte con l'altra. Cioè parte con quella vecchia. Per cui uscirà la prima balla di paglia, pazienza, insomma. A che Non vuol campo dire. è? Che devo andare a pressare? È quello dietro lo store, non so che campo è perché non ho gli ad aperti. Vabbè. Ragazzi, so che dovrei alzare le falciatrici, ma qui in farming devo fare. Devo schiacciare il tasto, schiacciare l'altro tasto, schiacciarlo due volte perché sennò mi seleziona il trattore, rialzare e poi riabbassare. Cioè, ci vuole 10 minuti solo per alzarle e abbassarle. Quindi. Lasciamo perdere. Sì, ne ho scaffale. L'hanno messi. Non mi capisco. Io sì. Lo stimbiatore non faccio tutto che sta. Ma come non si. Aspetta, Allora, c'ho il mezzo che va indietro, aspetta. nel capanno nuovo, Simo. Capanno. Ah, provate se Dov'è? caschesse le pighe. Ok. Ah, e vi dicevo ragazzi che ho comprato tutta questa roba in modo che poi partiamo anche un po' col trinciato e quindi anche con gli animali. Per Certo. almeno fare le robe un pochino più belle. Perché so già che poi verrebbe noioso. Perché già i campi sono tanti. Ho voluto un pochino staccare dai campi perché sennò. Hanno finito tutti di seminare. Madonna, che luce. No. Facciamo il fieno qua. Qui sì, è per forza. Non si può raccogliere l'erba verde. Cioè, sì, Tutti si può fare, giorni ma non te ecco. la pagano. Su con la soil mod. Con la season mod. Praticamente. Bello, bello. Fa veramente bene questo trattore. Ma Ah, anche ok, l'8R siete. ha fatto bene, che ha fatto sempre tech mod. Vedi, tutti i giorni viene qua? Eh no. Ci sarà un perché se sono tutti John Deere. Ma Tranne no. me. Guarda un po' che roba. Guarda. Cioè, ma che Ma io messa. volevo un tratto. Che Corbus Ossia ti ha tu, combinato? ma Chi è quello col 6R? Matti? Ti senti bene? perché che Ah, ok, no, cazzo è l'importante è successo? quello. No, perché ha attaccato un 6R sotto al raccoglitore delle balle. Che ci Ma va è benissimo sotto un un 20 cavalli e ce n'è d'avanzo. Semmai fai. Vabbè, fai cambio con genio, Matteo. l'altro trattore lì, il fender. No, quello imballare. O magari si fai cambio anche con la presa, insomma, perché proprio così fai ridere. Vabbè. Ma vuoi ranghinare? Matti, vuoi ranghinare?
Ah, Mati, da quanto ho capito c'ha mal di gola. No, non mal di gola, c'ha l'influenza, per questo che non parlo. Influenza. Cioè, no, raffreddore, microfono rotto. Ma guarda che mezzo, ma guarda come è curato bene. Cioè, anche nella realtà avere un mezzo del genere. Tanta roba. Che poi questa qui è la nuova generazione di John Deere, quelli che fanno 7290 e 7310. Che gli altri avevano i parafanghi dietro più corti praticamente. Andavano appena sotto le luci. E le luci davanti non erano fatte così bene a LED. Erano dei, Gregor, lo penso, sai che ero tu lampadalogene. quel cesciolino che vai avanti con la pressa? Sì. Perfetto. Guarda che bello che è. C'è proprio una delle mie lavorazioni preferite, sfalciare con un John Deere da dentro. Sì, beh, Senza John Deere bisognerebbe un non è attimino bello. rivedere perché vedo la ruota dietro ammortizzata, eh. Beh, da fuori forse non sembra. Sì, da fuori si vede lo stesso. Un po' meno, ma è sempre ammortizzata la ruota dietro. E Vai, vai Matteo un da attimo. trattorista ci dice che. Non si possono mettere ammortizzatori. Non c'è le sospensioni sulle Ci manca ruote. ancora. Che trattore c'ha le Minchia! sospensioni dietro? Alzatela per te, caracol. Occhio, chi è che ho Sto tirato per te, sotto? caracol. Moro. Anna. Vedi con quelle luci lì? E sto guardando, c'era la terra dura senza in piedi il G. Dai, Matti! C'era il G impennato. Prima volta nella mia vita che ho visto il G impennato, cazzo. Oh, Strano, Matti, stradino. Da te fare. svegli? È il voltafieno quello della Deutz? Via, È via, via! della Corona. Io sto facendo i Ah, 18 ecco. all'ora, ecco. Adesso Madonna 15, mia. 13, 12. No, è della Deutz. Ma Ma sì, voltafieno. fammi un po' vedere. Ma in teoria non è Dov'è? quello di BM. BM ha fatto Chrome KVT 1122. No, è l'altro, quello piccolino. Noi abbiamo Ah, il Deutz. Deus, io ero convinto che fosse il Crono. Ah no, Condi Master, Prego! 8331. Ma Matteo, cosa fai? Che fa? Dai, sotto pressare. Se non c'è. No, ho fatto Guarda adesso. che faio. E Io tu ero ora convinto sei di partito con avere il l'andata. KVT 1122, il Crono. Quello di BM. Vabbè, non fa niente. Guarda che bello andare per strada così. Con un trattore fatto bene all'interno, che anche se La vai 10 curva lo all'ora lascio non io. voli. Perché con i trattori originali fai 10 all'ora, vedi il trattore che va tonto 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 tonto, Cazzo. ci rimbalza sopra. Questo almeno è un pochino realistico, vedere le ruote che Ma assorbono le Addio. buche. Poi vedi la cabina molleggiata, è fatto meglio, è fatto meglio. Ed è più bello, ha una. Un comfort di guida, una simulazione che è proprio, secondo me ce n'è pochi altri. C'è l'8R sempre che è fatto bene. E ora si accelera, siamo per strada. Lampeggianti, Ma olio. cazzo, Matteo, ma ce la fai a E non via. spingermi? Lui già da di colpo che non lo spingo. Dai, verso i 35-40 all'ora noi andiamo. Che qui se ci sbuca una macchina dobbiamo essere pronti a frenare, perché io non passo tanto sotto gli alberi, che come vedete, se no ce li portiamo via. E infatti qui c'è una macchina. Facciamola passare. Grazie, arrivederci. Che Li vendiamo, vero? cosa? Penso Palloni. di sì, i primi. Non lo so, perché se si O bagnano è un cosa? casino. Ma sto già raccogliendo, Dan. Cosa che si Ah, bagna? ma non hai capito, tu li metti dentro il capannone, te sei male uguale. Davvero? Che non lo taccio Aia. perché su farming piove pure sotto il capannone. Sì, quello è vero. Adesso vado a vedere. Dobbiamo trovare anche un posto per le falciatrici. Io ho gli occhi che li sento proprio pesanti, che mi si chiudono così. Oh. Sono stanco un po'. Qui c'è ancora Matteo, sbaglio? Sì, povero Matteo, l'abbiamo messo a fare un lavoro qua. Dov'è che l'abbiamo messo? Lì c'è qualcosa qui, l'F1, qualcosa. A scaricare. Ma no, ma nel senso.
Il campo sono le balle. Sono. Le stanno già raccogliendo. Vabbè, sì, se ci parla a voce. Ma cazzo, Matteo, se Ma non mi si spingi. scarica lì! Tanto c'è dietro già il coso che le raccoglie. Sì, vabbè, volevo beccare tutta l'andana. Beh, facevi la G7. retro. Non dice niente qua. Oggetto troppo pesante. Non mi dice se sono asciutto o bagnato. Te piglia un gorbo. Ah, qui c'è il Ma satter. Uova, che mezzo. secondo me si bagnano solo cazzo, mai sugli non ci credo. aiuta. Ecco qua. Mettiamo il moto. E ci deve essere Occhio qualcuno che che ti sto tira laggando un attimo. dentro, no? Allora, dove mettiamo le falciatrici? Qua mi sa che volevo metterci le balle. Ma Mettiamole nel porca capanno puttana nuovo. che lag da merda. Che ho messo un capanno nuovo. Immagino da mo. Andiamola a mettere l'aspi. Andiamo la peggiante che siamo in fattoria, non servono. Diciamo nel privato. Non servono gli appoggianti del privato, vero Matteo? No, non servono un cazzo, qui ci sono le lampadine. Perché tu piace accenderle, se uno non gli piace, cioè se comunque non è che sia obbligatorio. Cavolo, sto facendo. Vabbè. Ma porca Ah, poi dobbiamo puttana che mettere lag di questo. merda! Non si discarica, va che carico, qua dovevo svuotare. Dopo fai la Ok. retro. Mi sa che qua. Ok, Dan, vado a vendere o cosa? A cagare qua qui. ah sì? Com'è che si scende? Ah, va bene, sì. Che tasto è che si scende in via, forse? No, in Dan, via. dove che devo vendo o porto a casa? Porta a casa. Vuoi? Ho schiacciato la V, la U. Oh, che capo stai a fare? Provo a schiacciare la R, Dan. Eren, che campo stai qua? Io niente, ho posato le falciatrici. Shift E non lo è. Oh, prova a riscrivere la stessa cosa. Ma vedi che allora, che cavolo di testo è, si può sapere? No. A V. Oh. Porca Ah, puttana, sta a ma che vedere che ho lo cazzo? spazio. Sì, lo spazio serve per attivare gli C. No, è altro per attivare gli C. Oh, gli esci che aspetta? Ma Aspetta, eh? Dì un attimo, non è stata guardata. Oh, la T e la E, perfetto. Via. Dimmi, Simo. Amico, lì è perfetta, C'è il passeggero. Il 10 non lo so se è festa, Simo. Aspetta che ci guardo al calendario. Il 10. Il 10 è lunedì. No, il 10 non è festa. eh? A posto. Simo, c'è il passeggero sul 7R. Meglio così. Ci sta. Non sapevo questo. Dai che scarico, Dan. È a fianco a quella di paglia praticamente. Mamma mia, qui davanti c'è il casotto, non l'ho visto. Perfetto. Ora pian Lì piano. nello spazio fianco. Sì, in quello spazio a fianco. Sarebbero da metterne nello stesso modo, ma comunque puoi anche metterle direttamente con l'autocaricante, che forse è anche meglio. Pian pianetto. Lo accostiamo bene. Devo un attimino riprendere. Sto andando via storto. Ok. Ancora. Ma Dio! Così. È già difficile farla su farming. In più farla da dentro è proprio un casino. Perché devi essere. Oh, ok, dritto come visuale. Ok. Ma Dio buono. Anche se Ok. faceva nulla scaricamento. Perfetto. Se vado indietro.
Se vado indietro troppo mi si ribalta il trattore. Vediamo Guarda, Matteo le dai. prese con... Porca puttana, sto coso. Matteo le prese con le balle. Porca puttana. Matteo, finché ti metti al centro. No, non si può fare. Mettile lì che poi le impigliamo con le forche. Poggiale. Perché c'è il... Poggiale fuori da qualche parte che non le fai È cadere. riuscire a uscirne. Ah, lì ho già preparato l'irrorattore. Ora parcheggiamo questo qui che tanto non usiamo più. La Madonna. tie. Perfetto. Ciao Jodir, le luci. Cavolo, le luci. No, Ma va a come. fanculo. E perfetto. Sistemiamo. Ah già, ci Porca. siamo, tiriamo sul volante. Ah, devo aprire gli AD. Volante, spegniamo. No, c'è tutto il tergicristallo. Le Le luci. balle potremmo fasciarle? Sì, ma poi non ce le pagano più lo stesso. Ah, spegni questo. Spegni questo. Ok. Tiriamo giù il bracciolino. Che stiamo più. No, beh. Ora tanto scendiamo. Questo qua cosa serve? Ah, per fare sta roba. Tiriamo sul volante e basta. Ora sta a vedere che non l'ho spente. Sì, l'ho spente. Cosa può fare? Salutare. Quindi, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Aden. Primo. Matteo. Prego. Che bello dire una cosa e nessuno capisce. Ecco, Matteo è arrivato tardi. Ha capito, però è arrivato tardi. E anche Lo stavo Matteo, scrivendo. è tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.